Ciao ragazzi! Per festeggiare lo strepitoso traguardo degli 800.000 iscritti qui sul canale YouTube GBR, abbiamo finalmente aggiornato la sigla. Eccola qua. Matilde ha messo gli occhiali ed è cresciuta! Vieni Matilde! Vieni! Nicolò è ancora l'unico senza occhiali ed è diventato ancora più grande! Ma oggi faremo anche un video che ci avete super extra mega richiesto, ovvero faremo il Room Tour! Ovvero andremo a curiosare nella vostra cameretta. Cosa troveremo, ragazzi? Non si sa. Andiamo! Vai! Prima di aprire la porta, sulla cameretta abbiamo la scritta "Tanti bacioni, mamma". Sì, è un pensierino che ho lasciato a Nicky e Matt una mattina che sono uscita presto e non li ho visti. E hanno trovato questo bel cuoricino. E adesso sì, apriamo la porta e entriamo in cameretta. Appena entrati troviamo lo specchio dove ci proviamo i vestiti, facciamo le pose, tipo questa posa. Che veloce vado! Guardate, è velocissimo! E anche Matt è velocissima! È una gara di velocità allo specchio! Matt, cosa c'è dentro la porta? Niente. Un muro? Vengo a controllare. Ragazzi, è proprio vero? Non c'è niente! Guarda, si può mettere così? Ci si può mettere così? Oh, che comodo! La porta. È comodissimo, ma come facciamo a far entrare la mamma? Fatela entrare! Dietro la porta, però va benissimo per nascondersi a nascondino. Qui stickerata abbiamo tutta la squadra dei Paw Patrol al completo. Versione completa, versione super personaggi. A proposito di sticker, qui abbiamo il super pavone che ci serve per misurare l'altezza. Quanto è alta, Mati? Sto per arrivare lassù, c'era poco, sto per arrivare lì. Ci serve un libro. Ah, giusto, prendiamolo dalla libreria che sta qua, ragazze. Questo pacco è pesantissimo. È pesantissimo, potrebbe finire sulla nostra testa. Così. Procedura di misurazione, piedi vicini. Ci siamo. Attaccati al muro. Sì. Bello spiaccicato sul muro. Bello dritto. Lo spiaccichiamo. Per resumere. Iniziato a sorridere. E poi. Vai. Cosa dice il librone? Dice 127. Sono tantissimi. Piedi appiccicati. Ci siamo. Spalmata anche te. Bella dritta spalmata. Guarda davanti a te. Qua sono qua, ciao Mati. La che curiosa. 900, dai. Ci siamo. Sì. Ma torniamo alla libreria. Così andiamo a spulciarla. Da qui prendiamo i libri che leggiamo la sera per andare a nanna. In basso ci stanno i nostri primi libri. Quello della mucca mocca, che fa un ottimo latte al cioccolato. Questo l'ha portato papà, perché questo è il mitico 300, no, una pagina, 65 storie. Una da raccontare ogni sera, che mi leggeva Ale, mio papà, ogni sera. Ah, anche il peluche ci sta. Ci sta anche il peluche, il Cutitos. Sì, perché tra i libri noi mescoliamo un po' anche i peluche. Qui ad esempio abbiamo i Pygmy Pops, che stanno a sorreggere i libri che prendiamo dalla biblioteca. Questo qua è un bellissimo libro che mi ha regalato Babbo Natale. È vero, le 500 curiosità sui dinosauri. L'abbiamo letto tutto, vero Nicolò? Sì. Ci abbiamo messo quasi quante settimane? Credo 3 settimane, ma sappiamo tutto sui dinosauri. Il libro preferito di Matilde è L'Enciclopedia delle Principesse. Sai quello mi piace di Principessa? Biancaneve. Biancaneve. Belle. Ariel. Cenerentola. Jasmine. Un po' tutte. Rapunzel. Mulan. Tiana. Kaunta. Sono proprio tutte. Tutte ci piacciono. I miei dinosauri preferiti sono quelli volanti. Come gli pterosauri. Sì. Ma anche questo ti piace? Sì. Lo trovo spaventoso. Sì. Però so che ti piace anche questo. Sì. Il dinosauro con le palline da tennis. Il dinosauro con le palline da tennis. Questo qua ha dei denti enormi. Sembra la tirica dei denti a sciabola. A me piacciono quelli giganti. In particolar modo questo al collo più lungo del corpo. Come faceva a stare in piedi? È tipo il T-Rex. Sì, anche il T-Rex era gigante. Ma, beh, ma se si mette sulle jump dietro, è più grande del T-Rex. E si cammina così. E questo è l'armadio di Matilde. Eccolo qua. Qua ci sono i vestitini dell'estate che vanno sul rosa. Sì, qua ce n'è uno super per un matrimonio. Quello è il vestito di punta, ragazzi. E c'è una cosa ancora invernale che adoriamo troppo. Sì, Mati, mettiamo a colazione quando c'è un po' di freschetto. La vestaglia di Minù. Sì, così Mati si trasforma in gattina. Sì. Miau, proprio così. Qui abbiamo la collezione di zainetti di Matilde. C'è il girabrilla, coniglietto, c'è quello pucciosetto che avete visto anche nella storia delle LOL. E poi c'è quello di quando Matti diventa grande, quello di Minnie. Vicky, facci vedere cosa c'è nell'armadio. Voilà, ragazzi! Anche Nicolò ha il completo per il matrimonio di quest'anno, ragazzi. Sì. Cosa fai, Matti? Sfila. Sfila? Fa le prove per fare la sposa, Ale? Ah!
Qua è il regno delle magliette, delle tute. Un po' di tutto e di più. E ci sono quelle cose, Ale, che io vorrei prendere per noi grandi, ma non ci sono le taglie. Nicolò, questa bellissima maglietta Lego, che avrei voluto prendere per me con tutte le faccine. È stupenda. E madre a quella delle LOL. Guarda, che vorresti tu, sì, Ale? Ma non ci sono le taglie. Wow. Possiamo unboxare Diva e trasformarla. Grazie. E poi hai anche un'altra quella per infierire. Quella di Santa Stage che abbiamo visto alla festa delle LOL. E questo è il comodino di Matilde. Cosa c'è? La borraccia. La borraccia per bere la sera. Il panda rosa Luminous, il quadro, la foto con Dani piccola che Nicolò ti dà un bacino, la giraffa peluche. Che fa adesso? La giraffa. Che saltarina questa giraffa. E qua ci sono tutti i peluche di Matti. C'è Minou, la tua preferita gigante. C'è anche Dream, l'unicorno che portiamo anche all'asilo. C'è anche il boomerang. C'è anche il boomerang. Con l'occhio. Ah! Ciao Nicolò. Si può anche lanciare. Si può anche lanciare, ma non addosso a me. Ah! Senti Matti, che ci fa una piadina nel tuo letto? Ah, è la piadina, la tortiglia del Cutitos che abbiamo trovato sulla caccia sulla neve. Si prende il Cutitos e lo si mette nella copertina. Calduccio, calduccio. Al calduccio. Oh, eccolo qua. E lo si assaggia un pochino. E nel mobile qui sotto abbiamo le mutande, la biancheria. Mostriamo le tue mutande, Nicolò. Come si? Una sbirciatina veloce. Chiudi, 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 chiudi. Qua abbiamo il mio soldino preferito. Ah, ecco dov'è il portasoldini di Matti. È la numero uno dentro. La numero uno. Qua dentro ci sono i miei calzini. Profumati e puliti. Li metto qua così nessuno li tocca. Brava Matti. E adesso è arrivato il momento, scattanti scattanti, di andare al piano superiore che è quello di Nicolò. Partendo dai cassetti dove ci nascondiamo giochi, giochini, sorprese. Il troll. C'è il troll braccialetto della caccia dei primavera. Vera. Della caccia dei dinosauri questo. E poi ci sono, ti ricordi Nicolò, è uno dei nostri primi video che abbiamo fatto assieme, eri piccolino, sì. I mitici Magformer, cioè queste costruzioni magnetiche che ci portiamo spesso in giro quando siamo al ristorante, guarda, in giro a mangiare, mentre Matilde è diventata uno struzzo, Merck. E Nicolò? Vai! Andiamo al secondo cassetto. Noi giochi di solito li teniamo in salotto dove li vedete quando giochiamo. Ma tutti i giochini piccolini, insomma, queste sono le nostre cassette dei super giochini. Questa è la Winx che abbiamo trovato nella caccia alle uova Kinder. E qua è il lanciatombini. Questo è il lanciatombini della caccia alle uova Kinder. Ti ricordi, ti avevo fatto in video la cintura dei Nexonite, eri piccolino. E questi permettono di connettere i Lego morbidamente, facendo delle strutture morbide. Si chiamano flexo e flettono con. Così. E nel terzo cassetto abbiamo i sacchettoni. Calendario di avendo Playmobil. Eccolo qua. I Breakout Beast. Che sono breakout qua. E qui nel cassone segreto, lo apriamo qua. E abbiamo, come ci dice Mati, i Bunchems, pista delle Otus e il tappettino della Yoga Challenge. Oh, c'è anche la pista degli Angry Birds. Giusto, è vero. Ci sono anche il Giro della Morte. Il Giro della Morte. Quella macchina della polizia, il camion dei pompieri che costruisci col cacciavite. È vero, i modellini molto belli. Qui sul comodino di Nicolò c'è la borraccia di Nicolò. Fazzoletti mancabili. La cremina per le mani. La lampada normale. Per leggere le storie. Poi c'è il water dei flash. Il water dei flash force. Anche è vero, è sbloccato con l'applicazione. La banana. Matilde adora lanciare flash. Sì, adoro tanto. Lanciare. Va bene, facciamo vedere come poi si fa. C'è un libro della biblioteca. Giusto, è vero, la tua serie preferita del momento, quella della casa sull'albero. Poi questa qua è la mia libreria privata. Privata di Nicolò con i suoi stilton. Qua c'è il Bumblebee con la faccia che cambia. Basta schiacciarlo. Tac, tac, tac. Poi il codice di Clay. Dei Nexonite. E questi sono i quadretti punto croce che ti ha fatto la nonna quando eri piccolino. Il gattino e il pappagallo. Quelli sono due dei tuoi super peluche perché da piccolino Nicolò era appassionato di rinoceronti. E qua c'è il terzo. Si chiama Alfred, il super husky. Ma questi sono solo alcuni dei suoi super peluche perché qua, come vedete, abbiamo tutta la collezione che ci portiamo a nanna. Se avete visto la morning routine, facciamo la migrazione, li portiamo tutti a colazione, poi li riportiamo a nanna per la night routine. Ogni giorno. Nel frattempo Matilde sta giocando con i flash. E il gioco funziona proprio così. Si raccolgono i flash dal water e poi si lanciano. Guardate quanti ne lancio. E si fanno rimbalzare.
Chi riesce a portare un flash il più vicino possibile alla porta là in fondo vince la sfida. Devo ancora, ragazzi, fate il giro con me e mostrarvi assolutamente il quadro che ho preso prima che nascesse Nikki. C'è il latte, c'è il biscotto, sono troppo kawaii, si vogliono bene. Ma mancano ancora questi armadi. E siamo proprio sicuri, Ale? Ma insomma, qua è molto scolastico come armadio. Sì, abbiamo una collezione di grembiulini incredibile. Per lei e per lui. E qua, beh, non cosa serve c'è carta lì dentro? Salviette. Ma lasciamo stare la carta igienica, perché quando ho visto la cosa che sta qui dentro ho pensato che era troppo perfetta per la cameretta e troppo perfetta per questo video. Apertura di coppia! Forza, forza! Queste sono delle pareti stickerose che, come si intuisce, sono Lego compatibili. Quindi si appiccicano a un armadio, a una parete, e poi li possiamo decorare con i Lego. Guarda quanti pezzi piccoli! Per fare un sacco di decorazioni. C'è anche quella rosa. Se le mettiamo vicine tutte e quattro possiamo fare una super bacheca. C'è anche l'applicazione. Ve la mostro, un'app web è bellissima. Sull'applicazione che ho precaricato qua potete anche caricare una foto e poi metterci sopra i mattoncini. Quindi potete fare una creazione partendo da una fotografia e trasformarla in costruzioni. E c'è anche la galleria dei template, ovvero un sacco di modelli a cui ci si può ispirare. Yoda, BB-8. C'è anche BB-8. C'è anche Yoshi, Nikki, il tuo preferito. Voglio provare. Nicolò è già all'opera. Matilde ha fatto una super cornice. E tu, Ale, cosa stai facendo? Un gioco. Ah, ti sei presa la nostra scatola dei Lego sparsi. C'è anche l'accessorio per togliere tutti i Lego da uno. Ecco qua. Ale, ma stai facendo un hashtag? Ma no, per giocare a Tria, bravo. Ah, ecco, per giocare. Geniale, con i mattoncini in verticale. Tu, Matti, cosa stai facendo dopo la cornice? Sto facendo il mare. Un bel mare. Partitina? Vai, Ale, io faccio quelli blu. Va bene, e inizio io al centro, vai. Tac. Qua. Metto qua. Ale, è l'aiutante? Sì, mi suggerisce. La vedo. Allora, io mi difendo qua. Io metto qua, ma ho perso. Ci provi, Ale. Veramente? Fammi controllare il campo di gioco. Sì. Sì, vai, ho vinto, yes. Bravo, Nikki. Non siamo riusciti a fare il Mario più Yoshi perché ci volevano troppi pezzi. Allora Nicolò ha fatto questo bellissimo cuoricino arcobaleno. E anche finito, bravo Yoshi. E io, Ale, ho fatto questo grazie. Cioè, l'ho fatto per tutti voi, ragazzi. Mentre voi vi acconciate, ho preparato questo grazie per ringraziarvi, perché per noi essere 800.000 giocherelloni qui su YouTube, la famiglia più giocherellona di YouTube, che siamo tutti noi 800.000 assieme, è fantastico. Spello. E andiamo ad appiccicare qua sull'armadio. Vai, Ale. E noi vi aspettiamo ai prossimi video per le prossime acconciature. Ale, c'è molta concentrazione là dietro. Come va, Mati? Bene. Bene, ragazzi, perché stanno per arrivare, dicevo, delle sorprese GBR incredibili. E se questo video, ragazzi, vi è piaciuto, mettete un pollicione. Iscrivetevi, ragazzi, al canale YouTube GBR per non perdervi i prossimi video. E scaricate l'applicazione GBR. Ci sono tutte le vostre bellissime fan art. Ciao. Oh!